questo veicolo è identico a quello che abbiamo trovato nel covo di Miss Ruby. Sicuramente qualcuno che ha delle conoscenze tecnologiche sta rifornendo questi tipi. Sarà forse il quinto elemento del quintetto diabolico? Ricorda, usa la levetta analogica sinistra per muoverti e mira usando la levetta analogica destra. Come saprai, il cannone è abbastanza potente ed è in grado di distruggere quelle porte di sicurezza. Sono Gabri Costa. Ciao ragazzi. Volevo dire salve a tutti. Vi ricordate l'altra volta quando si è fatto questo veicolo quando eravamo ad Haiti? Adesso faremo la stessa cosa in Cina, se riusciremo a superare questo livello con questo veicolo, riusciremo a vincere una chiave e poi vi assicuro che non so se affronteremo Panda King. Non dimenticate che in questo veicolo dovete spostarvi con la levetta analogica a sinistra e sparate con la levetta analogica a destra. Questo veicolo riesce a sparare ed è anche così resistente da distruggere le porte resistenti. E poi all'improvviso ci sono Diontino e ste scimmie o Ninunchaku. Se riusciamo a chiudere quel pavimento, forse smettono di arrivare. Guardate, riusciamo anche a sfondare le porte. E poi questi ostacoli sono anche resistenti e ci bloccano la strada. Anzi, volevo dire, ci sbarrano la strada. E poi all'improvviso ci sono questi grossi gorilla che usano le scimmie come palle di neve, come se fossero le piccole valanghe. Ma non vi preoccupate, con un po' di fortuna prima o poi riusciremo a trovare una chiave, se riusciremo a completare sto livello. E vediamo se questa strada è infinita. Vi faccio questa domanda, ragazzi, ma questo veicolo vi piaceva di più quando eravamo ad Haiti o adesso che siamo in Cina? Dovete scegliere voi, dovete rispondermi. Ecco, forse ce l'abbiamo fatta. Sento che sta per succedere qualcosa di più bello. Dritto davanti a noi c'è la chiave. Allora siamo arrivati alla fase finale. Ma per farlo dobbiamo sparare ripetutamente a questa roccia. Dopo aver distrutto la roccia si prende la chiave, ve lo assicuro. E abbiamo finito. E anche questa volta ci siamo riusciti. Arrivederci.